Scende la neve, scorre l'acqua, si muovono le statuine, questo è il presepe nella Basilica di San Savino che ogni anno a Natale prende vita grazie alla preziosa opera dei volontari. Qual è la storia di questa natività? Abbiamo iniziato più di 20 anni fa, quando c'era Giovanni Pesatori, Gabriele Morscia, tecnico molto valido. Da allora ci sono state tante modifiche, perché ai tempi c'erano le statue fisse, poi pian piano abbiamo sostituito le statue fisse con quelle in movimento, abbiamo fatto i blocchi con tutte i lavori artigianali del tempo, c'erano il falegname, il maniscalco, il boscaiolo, il pastore che accarezza le pecore. Sono tutti movimenti che fanno attrarre molto l'attenzione dei bambini quando vengono, non vorrebbero mai staccarsi poi. Al presepe non si lavora solo a Natale, ma tutto l'anno, anche a Ferragosto. Qual è l'attività di voi volontari? Ci si ritrova per fare le varie modifiche. Quest'anno non ne abbiamo fatte per tanti motivi, anche per ragioni di salute. Non tutti sono giovani da noi, anzi abbiamo tutti una certa età, quindi dobbiamo curare anche la nostra salute. Abbiamo in programma per una bella modifica per un altro anno. Lo scorso anno è stato messo il diavoletto, che è una bella attrazione per i bimbi.